Presidente D'Alecchio, intanto grazie per questa opportunità che ci ha dato. So quanto è complicato rubarle del tempo in questo momento, e quindi grazie intanto. E come prima cosa partiamo dalle innovazioni, dalle riforme. Lei più volte ha ribadito che la riforma dei campionati è la madre di tutte le riforme che lei vuole portare in pratica prima della fine di questo mandato. Come lo stato delle cose qual è? La riforma passa attraverso un accordo soprattutto tra le leghe, che devono prima loro capire come intendono sviluppare quelle che sono le cosiddette linee guida. La linea guida essenziale è che partendo dal basso non ci dovrebbero essere più ripescaggi in Lega Pro e valutare poi il target della A e della B, che va collegato al fatto dei diritti televisivi. Quindi c'è un bel discorso aperto tra le tre leghe, ma già se si prendessero queste linee guida sarebbe sufficiente pensare che la cosa è praticabile. Poi dopo si aprirà il confronto con le componenti. Ma cioè, l'aria fra le leghe, cioè, è di unione, di intenti, nel senso che c'è Le leghe l'impressione. hanno interessi non sempre convergenti. Però di sicuro è che meno si riduce, cioè più si riduce il numero dei soggetti fruitori di risorse, più si ottengono risorse. E siccome oggi come oggi la questione economica è la dominante, a differenza di quello che raccontano tutti gli altri, perché in questo paese si chiacchiera e non si fanno i conti, poi saltano tutti i progetti perché non hanno fatto i conti. E quindi adesso penso che dovranno valutare i 18 della A, 20 della B, o magari anche 18, non lo so, lo dovranno valutare le due leghe maggiori. Poi basta bloccare i ripescaggi nella Lega Pro e si sistema da solo la questione. Anche perché lo spirito di una promozione è quella di vincere il campionato. Noi ci Certo. siamo inventati di tutto pur di far crescere un sistema che poi è arrivato a decozione quasi, perché se applicassimo i controlli reali, come spero che si farà adesso, col fair play, voglio vedere come saranno le iscrizioni. E beh, poi la serie B a 22 è proprio l'esempio lampante di come sia stata gestita la questione negli scorsi anni, il caso, diciamo, del Catania sette anni fa. TAR locali. Lei ha parlato di conti poco fa e questo è un periodo in cui i conti si stanno facendo in maniera molto importante alla luce dei tagli che la Federcalcio ai quali deve far fronte da parte del CONI. Sono stati fatti dei tagli da parte del direttore generale Uva e insomma sono tutti scontenti, però si dice che quando sono tutti scontenti vuol dire che si è fatto un buon lavoro. Guardi, intanto bisogna chiarire un particolare e stigmatizzare una questione. Penso che nessun ente, non dico italiano, in Europa almeno, ci siano stati interventi così drastici sotto l'aspetto economico. E non è neanche moralmente serio pensare che possa essere una cosa naturale. Devo dire che per fortuna il presidente Malagò ha accettato questa mia tesi che ha una matrice finanziaria di rinunciare ai contributi del 2015 e del 2016 che prendeva il CONI, e quindi abbiamo recuperato 9 milioni e rotti sui 25, e poi 2 milioni e mezzo ce li ha controgarantiti a distanza di un anno, quindi noi abbiamo recuperato circa 13 milioni. Questo è un fatto clamoroso dal punto di vista operativo, perché in nessuna federazione italiana, in nessuna federazione mondiale si è pensato di anticipare e cartolarizzare dei crediti. È passato inosservato, la stampa non ci ha capito niente, perché questo è il fatto essenziale. Senza quell'operazione lì noi saremmo in braghe di tela. Non siamo in braghe di tela perché abbiamo dovuto far fronte agli altri 12 e non ai 25. E gli altri 12 è semplicissimo.
abbiamo operato togliendo i contributi alla Lega Pro e alla Lega DB, che sono 9 milioni. Il resto è solo riduzione dei centri di costo più elevati. In un bilancio di 160 milioni, il centro di costo arbitrale è di 51 milioni. Volenti o nolenti, ob torto collo, è lì che si deve intervenire. E su tutti gli spazi enormi di utilizzo di costo non si riduce neanche dell'8%, vuol dire che non si ha la voglia di farlo. Rimanendo in tema arbitrale, è notizia dell'altro giorno che lei sta insistendo e sta spingendo molto per l'introduzione della tecnologia per valutare se la palla è entrata o meno dentro la porta. Fermo restando che forse è l'aiuto tecnologico più semplice da utilizzare e anche forse quello più decisivo, perché nel calcio si vince se si segna e quindi valutare se la palla è entrata o no forse è la cosa più importante da sapere. Da parte del mondo arbitrale c'è sempre un po' di difficoltà ad accettare queste cose. La cosa importante però è capire se le società questi soldi li vogliono mettere per dotarsi di questa tecnologia. Io credo che le società, per quanto mi costa, sono ansiose di applicarlo. Tutte quante? Non credo che sia un grosso problema dal punto di vista economico. Se lei pensa che i diritti televisivi sono 1,2 miliardi, stiamo parlando di che? Invece la questione più delicata è che si vuol far passare la posizione della federazione sugli arbitri di porta come un fatto culturale, che io non ritengo invece così, perché Francia, Inghilterra, Germania e Spagna non ce l'hanno, che sono le più importanti federazioni europee. Ce l'hanno tutta una serie di altre federazioni. Noi qui, se ci sarà la capienza del bilancio, si manterranno. Ma se non c'è la capienza del bilancio, io non ho nessuna remora a dire che taglieremo il superfluo. E siccome Francia, Germania e Inghilterra non ce l'hanno, non capisco perché noi dovremmo averli. Oltretutto in Premier League già c'è la tecnologia per il goal non goal e dalla prossima stagione sarà introdotta anche in Bundesliga, quindi evidentemente anche lì c'è un sentimento diverso. Tenete presente che queste cose qui il sottoscritto l'ha detto un anno fa, però passa sempre in secondo ordine fare prevenzione. Non so che cosa sia adeguato o non adeguato coloro che prendono atto per proposti di quelli che le hanno fatte. In quel caso sarei io che le ho fatte. Senta, venendo un po' ai casi, diciamo, un po' più spinosi, sicuramente la situazione in Lega Pro è molto complicata e giustamente io credo lei ha in qualche modo incentivato il presidente Magalli a convocare un'assemblea entro il 5 febbraio. Si deve trovare una soluzione a questa cosa. Guardi, io, la domanda è pertinente e il momento andava fatta. Io non ho fatto altro che applicare le norme che sono scritte. C'è un articolo che prevede, in caso di richiesta di soggetti tesserati, documentata e certificata, di convocare un'assemblea. Se questo è, io non posso dire che non si debba convocare l'assemblea. Tornando al bilancio. Il bilancio è lo strumento operativo principe di un sistema amministrativo. Ci sono 120 giorni dalla scadenza del 30 giugno e sono passati. Ci sono altri 60 giorni dalla scadenza dei 120 e sono passati. Siamo nel nuovo esercizio. Io vorrei sapere anche dal punto di vista operativo su che poste si utilizza la partenza di una gestione. Non sta nel fatto di intervenire, sta nelle cose che una associazione deve avere il bilancio approvato. E quindi tutti gli atti e tutti i fatti devono andare in quella direzione. Dopodiché, se nell'ambito di tutte le iniziative ci sono dei fatti dolosi o fatti che interessano la magistratura sportiva, nulla questo che
la magistratura sportiva, con i suoi tempi, che sono molto ridotti ora, intervenga su fatti segnalati. Ma l'organizzazione federale non può tener conto di ipotesi di reato o fatti specie da presentare a un giudice per bloccare un'istituzione. Questo è quanto. E non c'è nessuna voglia di fare favorire Tizio, favorire Caio, favorire Sempronio. E, visto che lei me la farà la domanda, il caso Lotito in questa storia qui non c'entra niente con la federazione. Lotito è presidente della Salernitana e tutti gli atti e tutti i fatti che fa per questa operazione li fa al di fuori di questo palazzo e nell'ambito della sua Lega. Questo è il sistema che lo permettono. Tutto il resto sono chiacchiere. Senta, un'ultimissima battuta sul presidente del Comitato Regionale Umbria Repace, che è stato rinviato a giudizio nell'ambito della costruzione del campo di calcio a fianco alla sede del Comitato Regionale a Perugia. Le accuse sono gravi, perché si tratta di truffa e malversazione, quindi di una distrazione di denaro pubblico, quindi dei fondi regionali. C'è anche il deferimento da parte del procuratore federale. Forse magari un segnale da parte di Repace sarebbe gradito. Allora le spiego una cosa. Intanto noi siamo in un paese dove il rinvio a giudizio ancora non è considerato un fatto censurabile motu proprio. Quel campo però, Presidente, non è fatto bene. Le voglio aggiungere che la magistratura sportiva ha in corso un'indagine che andrà a chiudersi il 12 di febbraio. Io non voglio anticipare cosa farà la Lega Dilettanti, perché forse non lo sa, c'è una notizia federale che, col cambiamento statutario nell'ultima versione, la competenza dei eventuali provvedimenti su un comitato regionale, qualora questo non abbia un dirigente federale, è di competenza della Lega. Mentre prima era di competenza del Consiglio federale, qualsiasi esso sia, adesso è solo la Lega competente che può dire quali provvedimenti assumere. Di sicuro il consiglio che io do è che la magistratura sportiva dovrà dire la sua, dopodiché gli atti dovrebbero essere atti conseguenti. Perfetto, Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.